la storia di Alice Cascarina, che cascava sempre e dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. Alice, dove sei, Alice? Ma sono qui, nonno! Ma qui dove? Nella sveglia. Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia, per curiosare un po', ed era finita tra gli ingranaggi e le molle. E ora le toccava di saltellare continuamente da un punto all'altro per non essere travolta da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic toc un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. Alice, dove sei, Alice? Ma sono qui, nonno! Ma qui dove? Ma proprio qui, nella bottiglia! Ci sono cascata dentro! Ed eccola là, che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortunatamente che l'estate prima Sperlonga aveva imparato a fare la rana. Aspetta che ti ripresco! Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia. Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Era brava in ginnastica. Un'altra volta ancora Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna e la cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale del nonno per risparmiare 40 lire. Guai a noi se non la troviamo prima che tornino i suoi genitori dal lavoro, mormorava la nonna spaventata. Alice! Alice, dove sei, Alice? Stavolta non rispondeva. Non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle stoviglie e dei tovaglioli e si era addormentata. Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. Quando si svegliò, Alice si trovò nel buio, ma non ebbe paura. Una volta era caduta in un rubinetto e là dentro sì che faceva buio. Dovremmo pur preparare la tavola per la cena, rifletteva Alice. E allora apriranno il cassetto. Invece nessuno pensava alla cena, proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni. Ecco come la tenete d'occhio! I nostri figli non cascavano dai rubinetti, protestavano i nonni. Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano dei vernioccoli in testa. Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le stoviglie e trovò il fondo del cassetto e cominciò a battere sopra con un piede. Shh, shh, zitti tutti, disse il babbo. Sento battere da qualche parte. Chiamava Alice. Che abbracci, che baci quando le ritrovarono! E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà. E quando la tirarono fuori, aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la faccia, giocando con la penna a sfera.